Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video particolarissimo. Per chi non lo sapesse, tempo fa, o meglio a gennaio 2023, abbiamo lanciato il nostro franchising, chiamiamolo così, di affitti brevi Rental Pro, ovvero un'azienda che si occupa principalmente di affitti brevi e property manager. Attraverso la nostra azienda certifichiamo che un property manager ha seguito uno standard rigoroso di formazione ed ha tutta una serie di strumenti per determinare il successo di un immobile. In parole povere, i nostri property manager sono certificati. Chi si affilia con noi ottiene la nostra formazione, il nostro supporto, supporto legale, supporto commerciale, il nostro marketing, numeri di telefono di proprietari già interessati a svolgere questo business e tanti altri vantaggi. Che cos'è questo video speciale? Lo scopriamo subito dopo la nostra sigla. Come vi ho spiegato, abbiamo dunque lanciato Rental Pro, che è un'azienda fighissima. Da gennaio 2023 abbiamo già oltre 60 property manager, stanno già acquisendo case a manetta, anche grazie ai numeri di telefono che forniamo loro, e abbiamo recentemente fatto una delle nostre chiacchierate mensili, ovvero una sorta di chiacchierata live dove annunciamo le novità del brand Rental Pro, andiamo a capire come sta girando il business ai nostri affiliati, analizziamo le case che sono state acquisite, come sono state acquisite, forniamo assistenza, facciamo formazione live e tanto altro ancora. E mi sono detto alla fine dell'ultima live: caspita, ma quanto sarebbe figo se tutti quanti avessero l'opportunità di vedere e sentire cosa significa essere all'interno di Rental Pro. E allora ho deciso di registrare tutto e di darvi un assaggio di che cosa facciamo all'interno di una live Rental Pro. Ovvio, questo è solo l'1% di tutte le cose che diamo a disposizione ai nostri affiliati. I nostri affiliati hanno una loro sezione sul nostro sito, hanno materiali di marketing, hanno i numeri di telefono di proprietari già interessati, hanno formazione gratuita, gli regaliamo un sacco di corsi che di norma altrimenti sarebbero a pagamento. Stampiamo i bigliettini da visita per loro, gli organizziamo appuntamenti col nostro commercialista, organizziamo un sacco di cose incredibili, ci siamo associati all'Associazione Italiana dei Property Manager. Insomma, gli affiliati Rental Pro hanno un sacco di vantaggi, ma il vantaggio più incredibile è secondo me la community. E quindi in questo video voglio prendere degli estratti dell'ultima live e farvi capire quanto valore riusciamo a creare all'interno di Rental Pro. Alla fine del video, mi raccomando, se volete avere maggiori informazioni su B&B Academy o su Rental Pro, trovate tutto qua in basso. Ma prima di iniziare voglio rispondere a una domanda che mi viene fatta in maniera super comune, ovvero: posso entrare in Rental Pro anche se non ho studiato property management, anche se non ho studiato B&B Academy? Assolutamente sì, è un'azienda completamente separata. Rental Pro è infatti una multinazionale che abbiamo creato con sede in Svizzera, con oltre 60 affiliati, ed è aperta a tutti, sia che non abbiate mai fatto questo business, perché vi diamo inclusa nel prezzo la formazione B&B Academy, sia che già facciate questo business ma non abbiate studiato da noi, avete comunque accesso a B&B Academy, sia se siete studenti B&B Academy, a quel punto potete iniziare a fatturare sin da subito, siete benvenuti all'interno di Rental Pro. Bando alle ciance, passiamo adesso alla live. PS, io stavo malissimo, avevo febbre, avevo raffreddore, nonostante questo sono andato in live, ma non vedrete il mio faccione perché purtroppo non stavo molto bene. Allora, chiedo tutti innanzitutto a tutti quelli che hanno pubblicato una casa di mettere il link nella chat, così facciamo quel lavoro di analisi dell'annuncio, andiamo a capire un attimo i macro le macro sistemazioni, diciamo così, di maniera tale che lo stesso errore non venga riproposto, da fare un attimo il punto di chi ha acquisito cosa e analizzare anche con voi chi non ha acquisito, di voi presenti, perché non ha acquisito, cioè andare a capire magari quali possono essere le criticità tali per cui ad oggi non avete ancora acquisito un immobile. Ad esempio, partendo con chi ha acquisito case, c'è Federico che ha preso una casa a Roma, che vi posso far vedere. Complimenti innanzitutto. Sai che già era adibita ad affitti brevi e era gestita da una società che poi ha lanciato, ho trovato l'annuncio il giorno stesso, ho chiamato, ho preso l'appuntamento per il pomeriggio, il giorno dopo abbiamo firmato. Diciamo, è stata una trattativa abbastanza lampo. Come sta andando? Allora, ad aprile ho incassato tipo all'incirca 5.000 e qualcosa, a maggio siamo sui 5.700 e a giugno dovremmo essere sui 6.000 e qualcosa. Una media di 5.500 euro circa al mese, sì, di incasso. Quanto paghi di canone? E pago 1.900 euro d'affitto. Questo proprietario ha un'altra casa che potrebbe essere libera da settembre. Perfetto, bravissimo, ottimo. Grazie. Poi abbiamo, vabbè, Carlo... Mitico Carlo. L'ho messa ieri sera ho aperto gli annunci ieri sera, dopo un po' di titubanze perché avevo un po' di cose da sistemarli, e non riparo perché siamo già, ora me ne è arrivata un'altra, siamo già alla settima prenotazione per giugno.
Quindi siamo intorno a un fatturato già che siamo intorno a 2000 euro. Quindi sei praticamente in 24 ore ripagato l'affitto e sei già in profitto Sì, sono di... già in guadagno oltre l'affitto. Ok, passiamo ad Alessandra. Alessandra, ci dai una breve introduzione di come l'hai acquisita e poi diciamo analizziamo un Sì, po'. allora è un contatto che ho acquisito da Idealista. Il proprietario è proprietario di una grandissima agenzia immobiliare di Roma, per cui diciamo che mi sono aperta anche dei varchi futuri, tant'è vero che a settembre dovrebbe darmi in gestione un appartamento zona Parioli. Sto È ricevendo. finito, non so come adesso, non mi ricordo come è andato il pre. Maggio tutto pieno praticamente, perché poi ne ho ricevute qualcuna da Booking. Il canone è 900 euro al mese, lo pago. Ok, e a maggio quanto hai fatto di incasso? Ho superato i 3.000. Non male per avere, come si dice a Roma, me Sì, coglioni. sì. Ottimo, se ti posso dare un paio di dritte sulle Sì. foto di Colosseo, eccetera, eccetera, mettere in sovraimpressione, che è molto più di impatto rispetto a dover andare a Sì. leggere questa cosa microscopica qua in basso. Allora, con un monolocale di 38 metri quadrati faccio dai 3.300 ai 4.500. Che in media l'host che ha i costi di servizio a suo carico ottiene il 70% di prenotazioni in più. E così diventi più appetibile su tutte le fasce. Ora, 30 minuti dal mare, non so se è così bello da... cioè, non è un vanto, secondo me, è un po' distante. Io forse punterei ad altro. Però ecco, anche queste foto di dettaglio di norma evito di mettere su... Vabbè, il self-check-in ci può stare, ma questo cartello onestamente non sposta l'ago della bilancia, cioè non è che uno prenota perché c'è questo cartello. Qua andrebbero assegnate le relative foto, che c'è scritto dove dormirai, ma non ci sono le foto del dove dormirai. Io Poche foto. consiglio, quando rifate le foto, a meno che tu non abbia ricevuto un mare di prenotazioni, rifà l'annuncio, chiaramente blocca le date del nuovo annuncio con le prenotazioni che hai ricevuto sul vecchio. Adesso però ho acquisito un'altra casa qui, devo andare tra domani e dopodomani a firmare il contratto qui in zona dove vivo io, vicino Pesaro. Cosmo, qua a Bologna Fiere, metti anche qui in sovraimpressione, ragazzi, la distanza, perché a colpo d'occhio, se uno scorre solo le foto dal... Alla prossima call ti farò vedere gli altri 3-4 appartamenti. No, non è ancora online. Mi sono arrivate oggi le foto, infatti le ho girate sul gruppo per una prima opinione. Cosa? Fatto una strategia simpatica, ho preso il mio libro, ho lasciato un centinaio di copie dal mio osteopata di Milano, che comunque è il quartiere Santa Giulia, che di Milano conosce, insomma, non è né il centro di Milano, ma non è neanche una roba da scappati di casa. Ci sono un sacco di uffici di Sky, Eni, quindi c'è un bel passaggio. Ho detto, chi vuole il libro lascia i suoi dati e noi lo ricontattiamo, poi che sia interessato al corso, che abbia un immobile di proprietà. Quindi anche qui magari potete inventarvi un qualcosa con attività del vostro posto. Di questi sette che abbiamo fino ad ora non abbiamo avuto, diciamo, grosse difficoltà nelle trattative, anzi sono andate tutte molto molto bene. Quindi ad oggi siamo a 7, 5 in gestione online al 20% e 2 al gestione completa al 35%. In realtà ci sono anche altri appartamenti perché ne mancano più o meno altri 6-7. Dovranno firmare i proprietari entro questa settimana, tra cui due in Sardegna e poi svariati qua a Perugia, in Umbria. Sì, no, i contratti firmati sono quattro. Sì, ne ho presi quattro, ora come ora mi sono un attimo fermato per riuscire a gestirli bene, farli partire bene tutti. Abbiamo tolto il rubinetto. Sì, finalmente mi Avevo sono messo paura, giù. ho avuto un attimo di suspense. Esatto, nel periodo invernale va molto per le terme. Ottimo, copertina direi ottima, ottima. Vedete, font corretto, semitrasparente, stelline, magari proprio visto che qua in basso c'è un po' di spazio, si potrebbe mettere qualche, non so, il logo del wifi, il logo di Netflix, se proprio vogliamo, però mi sembra una copertina da 9 su 10. Questa foto qui anche forse possiamo evitarcela, sì, okay. Cioè, ecco, a primo impatto ho detto che cazzo di foto è, dopo ho visto il lago, fa magari un bel montaggio come ho fatto prima con la casa di Roma, metti un bel cerchio, la casa e poi una bella freccia, il lago, e scrivi, non lo so, 5 minuti a piedi.
così ha più senso, perché se uno ha una soglia dell'attenzione molto bassa o ha uno smartphone piccolo dove non si vedono tutti i dettagli, si perde questa cosa che tu magari stai dando per scontato. Cioè, chiaro, se dici posso guadagnare 10 euro in più a notte, lascia stare, ma se pensi di poter fare, non so, il 40-50% in più, purché lo facciate in maniera intelligente, che è appunto questo modo che io vi ho detto è sicuramente un modo intelligente. Adesso più o meno, allora sono 4-5 su Booking e 3 su Airbnb. Ottimo, l'hai pubblicato quando? L'ho pubblicato il 22, praticamente, 22 di maggio. 3 giorni fa. Sì. No, io sono uno firmato lunedì, uno mercoledì, quindi sono all'inizio. Comunque, settimana prossima mi devo vedere con lui per la firma consegna chiavi, quindi partire anche con un appartamento a Torino, zona Lingotto. Ed è il primo perché lui ne ha più di 40 e mi ha detto che se vado bene con questo me li dà praticamente tutti, a meno che non gli dica io di no, lui me li dà tutti quelli che voglio. Chiaramente, pian piano che si liberano perché sono pieni. E poi sono in trattativa con un appartamento a Bellagio sul lago di Como, in collaborazione con Andrea. E domenica insieme a Edoardo andiamo a firmare un mandato di gestione per un appartamento a Cervo. Siamo andati a visionare 2 appartamenti a Perugia. Il proprietario sembra molto interessato, solo che gli appartamenti sono in ristrutturazione. E ci siamo mossi noi da soli e proprio oggi siamo andati a Roma a visionare un appartamento di una proprietaria super interessata, tant'è che domenica ci porta a vedere gli altri 3 appartamenti che ha in Umbria, 2 a Utricoli e 1 a Terni. Questo è un appartamento molto buono, molto valido perché a Roma è in via Azzone, quindi sta a 2 fermate di metro dal Vaticano, è una posizione molto centrale. E in più, domani mattina abbiamo un incontro a Castiglion del Lago. Voi dovete firmare i contratti il prima possibile. Ha un valore intrinseco poi di rivendita un domani. Quanti più contratti hai, quanto più sono blindati questi contratti. Quindi voi firmate quel contratto, le case ve le danno tra 6 mesi, comunque già la vostra azienda vale X mila euro in più perché avete un contratto firmato. Soldi lasciati sul tavolo, abbiamo visto, c'è chi sta facendo 5.000 euro al mese, sono almeno 15.000 euro buttati nel water. Più dritto al sodo di norma senza riassumere di più perché la soglia dell'attenzione delle persone spesso è molto bassa e rischi che uno magari mentre ti ascolta inizia poi a fare altro e si perde. È una casa bellissima, tra l'altro affacciata sul campi da golf, molto lussuosa, è un appartamento che può costare tra i 450 e i 500 euro a notte, molto molto bello. Quindi, poi a giugno ne chiudo un altro che mi è già stato dato l'ok verbale, anche questo in montagna, nel Canton Grigioni tedesco, sulle piste da sci. Due contatti molto interessanti, una signora che ha 5-6 appartamenti, un po' in Svizzera, un po' in Italia, ma li sta ristrutturando tutti. Quindi secondo lei ci vorrà qualche mese, ma poi dovremo partire. Quindi seguendo il tuo consiglio di stasera cercherò di fargli firmare i contratti prima. Tanti sono spaventati che adesso esca fuori la storia, il patentino di qua o che impongano limitazioni. Ora, limitazioni della serie non puoi più fare il business, non le metteranno. Se le metteranno può essere un patentino, ma dubito, o comunque non so, partita IVA obbligatoria e quindi tanti si spaventano, ma in realtà è un vantaggio, perché con una cosa del genere, tutti quelli che lo fanno per diletto, tutti, diciamo, gli spaventati, i cerbiatti spaventati dai fanali della macchina che sono un po' improvvisati, sono trovati lì quasi per sbaglio, mollano il colpo e ciò significa maggiore spazio, maggiore libertà, maggiori opportunità per noi che operiamo seriamente. Perché io durante il Covid la gente mi diceva: ma tu sei pazzo da acquisire case, qua il turismo è morto, cazzi e mazzi. E poi sono uscito dal Covid e ho finito l'anno del Covid con 100 case, quando gli altri le case, cioè, hanno finito il Covid che sono falliti e io invece ho sfruttato l'estate del Covid, ho preso un'estate in Sardegna, quando la gente, c'è cioè la zona rossa, cioè mi dovevano spedire le chiavi di casa perché non potevano volare, cioè la qualunque. Quindi nei momenti di difficoltà, nei momenti di crisi, tra virgolette, dove si forgiano i più forti, dove ci sono le opportunità più grandi. Quasi spero che mettano delle regolamentazioni in Italia un po' più stringenti, così tutti quei ragazzini improvvisati spariscono e rimaniamo noi seri. I Quindi professionisti. C'è questa proprietaria che vuole, diciamo, fare gli affitti brevi e poi ho spiegato, diciamo, chi siamo e poi anche il potenziale di questo business.
Lei era molto contenta e poi la cosa bella è che lei mi ha detto: "Guarda, Bruno, c'è anche una mia amica che ha, diciamo, ha 3 case in Sicilia e parlerò di questo business anche a lei, così ti lascio anche il suo contatto, così parli un attimo con lei e ti organizzi, diciamo, con lei." Cioè, non ho dovuto fare tantissimi sforzi, cioè nel senso nel comunicare con alcuni proprietari, perché erano già propensi. Devi dire meno volte, diciamo, però penso l'hai detto 25 volte. È l'imbarazzo. appunto, ma devi fare un po' di pratica. Adesso non so con i proprietari se ti interfacci così, però devi essere più sicuro di te, più convinto, guardare, non stai guardando neanche in camera, guardare dritto nell'obiettivo, e quindi guardare negli occhi i tuoi interlocutori, perché se quando parli con loro guardi per terra o guardi la scrivania, non infondi sicurezza. Ricordati che poi loro ti stanno dando il loro immobile, che probabilmente è la cosa più costosa che hanno in mano, e quindi se nel caso ti devo dare in mano casa mia, devi trasudare sicurezza da ogni poro, perché non puoi permetterti di sbagliare con una casa, ecco, non ti stanno dando. Quindi mi raccomando, pratica da quel punto di vista, guarda dritto negli occhi il tuo interlocutore, senza giri di parole, dritto al sodo, pratica, 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 che poi pian piano si migliora. Di sabato, di domenica, io le scriverò un messaggio: "Salvo, visto che ho lasciato il numero, a piacere nel che la chiamo oggi o che la chiamo lunedì?" Perché se voi dite poi la chiamo lunedì, ma magari questo fa il macchinista di treni, mi è successo, ragazzi, il proprietario della casa di Franca, del servizio delle Iene, è un macchinista dei treni che lavora dalle 4 del mattino a mezzogiorno e fa degli orari assurdi, quindi magari se lo chiami durante la settimana non lo becchi. Mi ha anche aiutato tanto sentire tante persone, magari anche solo per parlarci della community, o comunque, vabbè, io ho sentito tanto Antonio di Verona, che ha fatto il suo brand di qua di là, è stato molto gentile con me, tutto così. Ho imparato tantissimo anche solo chiedendo a persone, o comunque dicendo: "Guarda, quando sarò più avviato, possiamo collaborare." Comunque, tanta intraprendenza, nonostante non ero per niente strutturato, non avevo iniziato né niente, e questa cosa secondo me aiuta tanto per sbloccarsi, anche solo buttarsi un po', non magari con i proprietari, che magari fai una figuraccia all'inizio, è normale che magari non sai le norme e tutto, ma buttarsi, e se ci credi davvero, comunque poi questa professione ti piace, ti verrà abbastanza facile poi imparare tutto, diventare comunque bravo e tutto. E una cosa sul acquisire: acquisendo, ho notato che acquisisci, cioè praticamente è una cosa un po' comunque detta così, ma appena questo proprietario, adesso ho questa casa d'albergo che ha fatto 50 notti prenotate, ok, mi ha detto: "Guarda, ne ho parlato con l'agente immobiliare di Albenga e mi ha detto che vuole il tuo numero, vuole comunque parlarti, vuole collaborare su tot case così." E poi questa ha sentito un proprietario a Genova che mi ha contattato, insomma, facendo buoni numeri e facendo comunque il lavoro, secondo me, cioè ho notato che si acquisisce molto, quindi acquisendo si acquisisce. Concordo, concordo assolutamente. L'ho sempre detto: acquisite le prime case, poi le altre arrivano da sé. Io non faccio chiamate Automaticamente. più idealista, eccetera. Boh, saranno 2 anni che non chiamo. Beh, certo, Mi giusto. compare. Sì, no, uno potrebbe dire: "Ah, ma perché tu, cazzo, i proprietari non hanno Instagram, non hanno idea, spunte blu, cose, semplicemente si trovano bene e quindi sono ben contenti di presentarmi altri clienti." E come ho detto a inizio chiamata, non sto più neanche parlando di 5% sugli incassi, €500 di sconto in fattura. Praticamente, un tizio del Grande Fratello mi ha passato il direttore di una televisione, quindi il tizio del Grande Fratello mi ha dato 2 case, mi ha passato una casa, che è quello che vi ho fatto vedere prima su Canva, del direttore di una rete televisiva, e il direttore della rete televisiva ancora non è andato online, perché, come vi ho detto, la copertina l'ho fatta ieri, mi ha già passato il numero poi di un'autrice famosissima di Mediaset, che ha un'altra casa in centro a Milano. Cioè, ancora non siamo partiti, già gli devo scontare €500 in fattura, perché mi è già passato un altro contatto. Ovviamente, dal momento in cui firma e parte la casa, gli sconto, però è incredibile come un semplice passaparola mi stia generando veramente nuovi immobili,
è sempre più fighi. I mobili più fighi li ho acquisiti tutti ormai col passaparola, cioè parlo anche di mobili da milioni di euro e passaparola, perché a quei livelli chiaramente chi hanno i mobili da milioni di euro non si mette a fare l'annuncio da privato su immobiliare, va di passaparola che è fondamentale. E anche tu gli dici scusa, vado a gestione a me e ti faccio fare 4.000 euro al mese, con quei 4.000 euro, vabbè, ok, 1.000 li dai a me, con 3.000 che ti avanzano ti paghi un affitto per te, per i tuoi figli e ti avanzano pure soldi. Punto di aggancio, beh, se intanto hanno lasciato il numero, sono interessati. Punto di aggancio è: salve, sono Gabriele di Rental Pro, vedo che ha lasciato il suo numero, ci occupiamo di affitto breve, volevo sapere se ha già avuto modo di vedere il profilo dell'azienda, se ha domande. Ah sì, conosco assolutamente la società gigantesca, ma proprio perché è gigantesca, spesso perde di attenzione al cliente, mentre noi siamo una società molto più su misura, tendiamo ad avere un rapporto personale col proprietario, il suo interlocutore sarò sempre io e lavoriamo anche con standard diversi. Eh sì, perché io non sto guadagnando molto. Guardi, noi abbiamo una formula che si chiama minimo garantito, dove andiamo a definire un importo assieme e tutto quello che, tutte le cifre sino a quell'importo sono sue, poi sull'eccedenza io guadagno una provvigione. Quindi lei ha assicurati X mila euro da quell'immobile, quindi non si preoccupi, cioè... Tutto improvvisato in base a quello che ti dice che ha avuto esperienze negative, devi subito far capire che ti differenzi dalla concorrenza. Ti dice che guadagna poco, esiste il minimo garantito. Ti dice che non ne vuole più sapere nulla, sublocazione. Devi avere sempre un po' chiaramente la risposta pronta. E se non sai rispondere, ti fa una domanda scomoda. Perfetto, allora guardi, mi sono segnato la domanda, ne parlo col mio socio, che è lui che si occupa di questa cosa, poi le faccio sapere su WhatsApp o la richiamo. Quindi se non sai rispondere, piuttosto che fare, ne parlo col mio socio e le faccio sapere. Quindi non so adesso se era questo il tuo, la tua domanda che dicevi. Cioè assolutamente adesso tempo, questi giorni li ricontatto tutti a nastro proprio. Domani, non questi giorni, domani. Sì, sì, domani. Devi essere, come ho detto prima, la soglia dell'attenzione è bassissima, ragazzi. Bisogna essere dei fulmini in tutto nella vita, perché se aspettiamo, sì, aspetto che di qua di là, è la fine. Se aspettate sempre, qualcuno vi frega il pesce dalle mani, ecco. Se ho quello che ho è perché ho martellato, come dicevo prima, anche durante il Covid, quando gli altri si guardavano in giro e pensavano alle criptovalute in quarantena a deprimersi. Io invece no, martellavo, ho preso, sono andato in Sardegna con i ristoranti chiusi, ma mangiavo le merendine perché c'era tutto chiuso e sti cazzi ho acquisito. È una delle ville più belle che ho in Sardegna, che mi genera ogni stagione 30.000 euro di commissioni, acquisita durante il Covid, con la proprietaria che non l'ho mai vista in faccia perché l'ho acquisita col Covid. La casa è sempre andata bene, lei a Roma, non c'è stato bisogno mai di vederci, la villa a Portocello, acquisita durante il Covid. Quindi bisogna battere il ferro finché è caldo. Però comunque si sta facendo tardi, va bene così, sono contentissimo, preferisco mille volte rinunciare alla cena o a cenare più tardi, ma aver fatto una cosa costruttiva, piuttosto che dare priorità al cibo, e magari appunto mi perdevo una chiamata, o sto male, cioè l'ho sentito dalla voce, c'ho mal di gola terribile, però faccio lo sforzo e questo poi in generale come filosofia di vita mi permetterà, non lo so, a 40 anni di andare in pensione. L'altro giorno ho fatto un evento a Aston Martin con Sotheby's, l'agenzia immobiliare, ho conosciuto un sacco di gente che ha 30 anni, 40 anni in pensione, ma gente con milioni di euro in banca. E adesso pure i miei figli, pure la crescita dei miei figli. Sono in Italia la pensione a 70 anni. Cioè, bisogna farsi il culo e fare quello che non fanno gli altri, perché se ci comportiamo come si comportano tutti gli altri, avremo i risultati che hanno tutti gli altri. Se ci comportiamo come si comporta l'1%, avremo risultati da 1%. Quindi chiama da domani, chiama tutti. Oggi mi ha chiamato American Express. Salve, so che lei è cliente carta oro. Io la carta oro non ce l'ho, penso, dal 2018, ho la carta nera, però gli ho lasciati parlare. Quando ha finito ho detto, sì, ma io ho la carta nera. Ah, cioè, uno che non sa di che cosa parla fa una figuraccia, ecco. Lascia stare, poi American Express è un brand incredibile, però bisogna evitare di far finta di essere... Già fare la figuraccia è pessimo. Se per di più uno è consapevole, penso ti ho massacrato abbastanza, non so se hai altre domande.
No, no, assolutamente, ho tutto ben più chiaro. Grazie mille, Ludo, per i consigli, sono preziosissimi. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate magari anche imparato qualcosa su questo fantastico business. E ancora una volta vi ricordo che se volete maggiori informazioni su B&B Academy o su Rental Pro, trovate tutti i link qua sotto. Ci vediamo all'interno di Rental Pro B&B Academy e mi raccomando, buon lucro come sempre. Ciao!